Cerco di avere la più pazienza possibile, però te la fa scappare, proprio te la tira con le tenaglie fuori, e dice di no. Quando esce abbaia sempre. Abbaia sempre e tira come una dannata, perché sa che... Proviamo a fare un giretto qui. Sa che è libera. Vieni, Luna, andiamo. No, ma più che altro per lei, non perché sia una cosa. Certo. Allora, Luna è un pastore tedesco, è agitatissima. In questi casi dobbiamo mantenere proprio la calma, essere dei veri maestri zen. Quindi la prima cosa che faccio è camminare serenamente con lei. Mi sono distaccato dal proprietario perché tendenzialmente i proprietari diventano poi la fonte di ansia dei propri cani, e comincerò piano piano a stare con lei mantenendo proprio tanto la calma. In questa fase praticamente devo trasferire la mia energia. Non devo fare assolutamente niente, trasferire la mia energia e mostrarmi sempre calmo e impassibile davanti a tutto quello che succede intorno a me. Devo far sì che Luna scarichi tutta la sua ansia capendo che non produce niente. Quindi devo stare tranquillo e calmo. Dobbiamo ricordarci sempre che l'ansia è un dolore vero e proprio, sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista fisico. Pensate a voi quando siete stati in ansia: battito accelerato, tensione muscolare, iperventilazione, siete in uno stato proprio fisico di dolore. Quindi aiutare un cane che vive questo tipo di situazioni è veramente importante per il suo benessere. Vedete che già adesso si è messa a terra, è già più tranquilla rispetto a prima. Ora provo a camminare, in questa fase qui cammino proprio lentamente, molto lento, calmo, non guardo mai il cane, devo entrare in fase zen. Qui vedete che già mi parte avanti, no? Cosa faccio io? Ritorno, piano piano, bene. Vedete che ha questa volontà di andare oltre le porte, perché già la porta genera un'ansia, già la porta genera un'aspettativa. E io qui gli devo far vivere l'ansia. Vedete che prova a fare un passo in più, io la porto indietro e gliene faccio fare due all'indietro. La rimetto giù qua, blocco. Ha un'aspettativa, ma deve imparare ad arrivare all'aspettativa con la pazienza, non con l'agitazione. Deve trovare un'alternativa a questo. E sta provando a trovarla, si sta mettendo a terra, sta provando a pazientare, sta provando a combattere contro la sua ansia. Sta cercando una risposta alternativa. Sta cominciando a seguirmi, il suo cervello sta cominciando a lavorare in un altro modo. Mi segue, sta cominciando a pensare dove vado io. È tutta una guerra psicologica, signori. Adesso passo dalla porta, però vedete, devo passare con i miei tempi e con i miei modi. Ora, adesso comincia a cambiare il suo atteggiamento. Comincia a seguirmi. Molto diverso rispetto a quello che faceva con il suo proprietario. Ottimo, non è di certo in uno stato di calma, ma lì abbiamo un altro cane. Però ha cominciato a dire ok, in questa situazione qui adesso mi fermo, aspetto, il guinzaglio non è in tensione, ora riparto. Tutto con molta calma e abbiamo anche la musica a zenzo. Molto bene, questi sono tutti esercizi che per la sua mente sono fondamentali. Ora, come vedete, siamo ancora all'esterno. Adesso ovviamente è un test che faccio per vedere quali sono le potenzialità del cane, no? Devo insegnarle a stare vicino a me, a cominciare a seguirmi, a cominciare a capire che non sta camminando da sola con un elemento che deve trainare, trascinare. Questo è molto difficile per lei, sta facendo fatica, perché guardate, comincia a settarsi su di me. Bravissima, brava, brava. Questo scarico qui, in questa situazione, in questa fase, glielo faccio anche fare. Siamo qui con altri cani. Nonostante ciò, vedete che Luna
è ferma e addirittura si siede. Prima questo era impossibile, molto positivo. Non mi interessa che stia a destra o a sinistra, quello che mi interessa è che non ci sia tensione nel guinzaglio. Qui torno indietro, crea la tensione, deve capire che ha la tensione, vedete? Deve essere morbido. Mi fermo, il mio cane si ferma. Brava, brava. Anche una piccola carezza in questi casi può, ma devo essere bravo a bloccare questo stato emozionale. Arrivo qui, vado da una persona, tendenzialmente lei si butta sulle persone poi quando... Molto bene, stringo la mano, sono qui, mi muovo. Bene. Ovviamente è un lavoro che va ripetuto, va reimpostato tutto quello che avviene nella quotidianità, ma già il fatto che siano stati fatti questi passi avanti in 15 minuti è veramente importante, perché ci dimostra che in realtà Luna ha tutte le capacità di superare questi suoi stati d'ansia. Quindi ora andiamo dal proprietario. Vedete che adesso sono molto morbido e Luna è, si riferisce a me nonostante ci sia un cane lì presente. Quindi sto camminando con il mio guinzaglio molto morbido. Mi fermo, cambio il ritmo. Cambiare il ritmo è una cosa importantissima. Qui vi svelo un trucchetto. È una cosa importante perché se andando sempre allo stesso ritmo il nostro cane si setta. Invece così deve ragionare. E la cosa importante è l'energia che emano io. Se i cani con me riescono a stare tranquilli, vuol dire che la mia energia è giusta. I cani sono i nostri giudici. Se il cane con me riesce a rimanere in equilibrio, vuol dire che dentro di me io ho un'energia positiva e gliela sto trasferendo. Abbiamo fatto un po' di prove, va molto meglio. Ovviamente lei deve tendere a non accarezzarla e deve essere molto 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 tranquillo. Ci metteremo un pochettino con le lezioni. Però quello che serve anche del genere è serenità. Io sono riuscito a non farmi tirare, ha manifestato molta meno ansia, non ha più abbaiato con me. Quindi con un giusto atteggiamento il cane ha il potenziale per cambiare. Lei da dove viene? Torino. Torino. Torino abbiamo tantissimi clienti. Torino per lei, cioè mi tolgo le cose per me, per spenderle per lei, per metterla a posto. A Torino ho già speso migliaia di euro da 1, 2, 3, 4, ma non ho risolto nulla. Addirittura uno, il guinzaglio, mi ha detto per portare a spasso il guinzaglio lo passi dietro il cane qua. Io mi prendevo tutte le legnate dietro. È una cosa allucinante. Lei ha avuto anche un tutore, le ha fatto male la spalla, diciamo, giusto? Sì, qui, quando era piccola. Ora questa spalla io, se faccio così già qua, a parte il fatto che io mi trovo molto bene a portarla di qua, però ora vedo che si combina così, comincia a farmi un pochettino il dolore qua, okay. Il gomito, capisci? E per quello che ha detto, insomma, creatura, a me sanguina il cuore, non solo a pensare che non si metta a posto, perché se mi demolisce io poi come faccio? Ce la facciamo. Non c'è problema. Allora, adesso partiamo, quindi tranquillità, serenità, calma, magari per fare 100 metri in questa fase ci mettiamo anche 20 minuti, con calma, però la cosa sulla quale si deve basare è sul fatto che deve essere tranquillo e sereno. Quindi ripartiamo.